Eccoci qua nella mattina di Millennium. Si parla, io ho detto prima due parole, mentoring e coaching. Spiegheremo esattamente di che cosa si tratta con Carlo Lesma, che è nostro ospite, che saluto. Carlo, benvenuto qui nella mattina di Millennium. Bene, bene, grazie. Buongiorno. Allora, parleremo di questa cosa perché è un mondo veramente molto vasto, ma diciamo così che ci sono tante persone che fanno delle cose e le fanno in un certo modo. Tu le fai a tuo modo e una strada ben precisa che andremo a scoprire insieme, una strada bella da percorrere, e direi di cominciare dalla tua strada, quella che hai fatto tu per arrivare a questo. Sì, diciamo che sono partito all'età di 23 anni nel creare la mia prima azienda. Nel settore che poi non c'entra niente, nel settore dell'aria condizionata. Ah, che ti fa tutta un'altra cosa. Però grazie a quell'azienda mi ha permesso di capire tantissime dinamiche e mi ha permesso anche di studiare quello che oggi faccio. E ho preso da, diciamo, migliori, se si può parlare di migliori, perché comunque nel mondo ce ne sono tantissimi di formatori che parlano di questa materia, e ho studiato che cos'è il coaching e che cos'è il mentoring e come poterlo applicare nella professione, sia nella vita privata che a livello proprio imprenditoriale. E infatti adesso lo spieghiamo, perché coaching è un termine che già sentiamo nello sport, è in pratica quello che dirige, cerca di fare in modo che i giocatori, qualsiasi essi siano, giochino al meglio per avere un buon risultato. Quindi già qui si capisce qual è la strada da fare. Mentoring è ancora un po' così, un po' vago. Vorrei che ci spiegassi entrambi i termini. Ok, coaching è una persona che ti allena, ti porta da una situazione A a una situazione B attraverso degli obiettivi specifici. Il mentoring è invece una persona che ha già raggiunto dei risultati e quindi lo dimostra, lo fa con un esempio e lo fa con delle cose che ha già realizzato lui nella vita. Quindi l'attenzione più importante è di valutare poi il consulente o comunque figura che oggi si ripete su questo mercato, che abbia già raggiunto comunque dei risultati. Questa è la cosa più importante. E poi tu ovviamente, per cercare di spiegare al meglio queste cose, non solo le spieghi nei tuoi corsi, poi ne parleremo, non solo vieni qua a dirlo a noi, a raccontarlo, ma vedo che lì proprio appoggiato al tuo microfono c'è anche un libro, e vorrei che ci parlassi anche di questo libro, perché magari uno può iniziare anche da lì, volendo. Esattamente, il primissimo è Scopri il tuo talento e cambia la tua vita. Per proprio all'epoca, nel 2013, ero in un momento confuso, dove sapevo tutto, pensavo di sapere tutto invece. E invece c'è sempre qualcosa come si dice sempre, c'è sempre qualcosa da imparare. Esattamente, nella vita. Sì, e quel libro mi ha aiutato, non tanto per il discorso lo venderò o non lo venderò, proprio mi ha aiutato a entrare di più dentro nella mia parte introspettiva, chiamiamola così. Quindi questo è stato il primo libro, e questo è il secondo, Inventa la tua vita, perché ho vissuto due fallimenti tosti e quindi dovevo ripartire da zero in qualche modo, e quindi ho messo insieme 8 principi che ti permettono passo dopo passo di realizzare ciò che desideri, sia professionalmente che personalmente. Che non dice belle parole, ma invece in fin di conti si deve partire sempre da noi stessi. Se non ci credi tu, se non credi a te stesso, tutte queste cose, penso che poi alla fine non puoi realizzare neanche i tuoi sogni. E questo è il concetto. Poi io l'ho messo proprio così, base, ma penso è quello il concetto poi da cui si parte. Proprio così. Sì, devi partire con una tua, anche se senti quella scintilla che magari ancora non è accesa, ritornare in quel desiderio, quella passione di riaccendere qualcosa e ripartire dal primo passo, perché molte volte si pensa al grande sogno, al grande desiderio, ma poi difficilmente partiamo dal primissimo passo, che è quello più semplice. Se uno vuole saltare delle cose perché vuole le cose subito, e quindi saltandole alla fine, invece che avere un successo, ha un fallimento, perché parte già nel modo sbagliato. Quindi il libro è una strada, ma ci sono i corsi, ne parleremo fra pochissimo con Carlo Lesma qui nella mattina di Millennium. Questa è la mattina di Millennium. Nella mattina di Millennium si ritorna a parlare di mentoring, di coaching, con chi se ne intende, chi lo fa ormai da anni e tutti i giorni, Carlo Lesma, che è qui con noi, naturalmente ospite nella mattina di Millennium. Allora Carlo, abbiamo parlato del tuo libro, abbiamo parlato di cosa vogliono dire questi due termini, abbiamo parlato di come uno deve seguire i suoi sogni e deve fare un certo percorso. Se salta degli step rischia di fallire prima ancora di arrivare al successo, prima ancora di vedere neanche dov'è il successo, non lo vede neanche, proprio non vede neanche l'obiettivo praticamente. E quindi a questo punto uno si preoccupa, dice ma come faccio io? Io poi da solo non c'ho voglia, magari guardo un video e poi basta, non lo vedo più. Ci sono anche i corsi, perché così uno si impegna un po' di più, e adesso ci parli dei tuoi corsi. Mi pare che hai, se non sbaglio, 4 tipi di corsi da proporre a chi vuole seguire i tuoi insegnamenti in questo caso. Esattamente, sono 4 tipi di corsi. Il primo è Inventa la tua vita, proprio ti aiuta a fare un reset partendo dai tuoi obiettivi, desideri e sogni. E poi si fa un lavoro proprio sulla parte logica e la parte creativa,
portando in connessione il nostro cuore, che è la parte ovviamente che ci permette di creare ci permette di creare e prendere le nostre decisioni migliori. Poi il secondo è sui talenti, il terzo è proprio il viaggio interiore, che sono 6 cicli di meditazione diversi da quelli che normalmente esistono sul mercato, e il quarto corso è la forza dell'intenzione, cioè proprio come mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato. E la meditazione ovviamente è uno degli strumenti chiave che ti permettono di aprire tante porte. Beh, in fin dei conti sono quelle cose che sono tra virgolette millenarie, perché si basano un sacco di cose a partire dalla meditazione, che vuol dire poi alla fine cercare di lasciare un attimo il mondo fuori e cercare di sentire quello che è dentro o capire che cosa è dentro. Quello penso che apporti la meditazione, o proprio, sbaglio? Proprio così, sì, perché molte volte viene proprio vista in un modo diverso la meditazione, che uno dice devo entrare in quello studio, devo entrare in quella setta, se possiamo chiamare così, ma in realtà è semplicemente entrare, come hai detto te, dentro noi stessi, ascoltare il nostro respiro in primis, ascoltare i nostri pensieri, anche quelli che magari ci sembrano negativi, in realtà bisogna ascoltare anche quelli ed evitare di allontanarli, perché molte persone mi dicono no, voglio allontanare il mio ex, voglio allontanare la mia vecchia situazione. E accogli quel pensiero e poi piano piano vedrai che lo elabori e lo... Però la cosa che mi piace e che mi hanno segnato qui nelle due note di presentazione di Carlo Lesma è un corso che uno dice vabbè, guarda, non so che corso fare, magari le Canarie, questa storia che com'è che funziona, spiegami bene come funziona. Sì, diciamo che la chiamo la nostra punta di diamante, perché è un corso che mi sono innamorato un po' anche per le Canarie, perché è posto bellissimo, il clima aiuta tantissimo. Lo teniamo sempre una volta all'anno, è gennaio, tra l'altro abbiamo finito proprio la seconda edizione 15 giorni fa a Fuerteventura. Lo teniamo una volta all'anno perché è un gruppo esclusivo solo di 20-25 persone. Okay. Fuerteventura per eccellenza, perché è un posto molto selvaggio che richiama ancora la natura, e Gran Canaria, quindi scegliamo queste due isole perché comunque danno un servizio molto molto agevolante per tutti. Quindi diciamo che vengono messi lì insieme un po' tutte questo percorso, questi corsi vengono racchiusi in un posto che ti aiuta appunto a non hai più il traffico, non hai il pensare al lavoro, queste cose qui, e quindi è quello forse il bello di questo corso intensivo. Sì, è usare i 4 elementi della natura integrati con il team building, se si può chiamare, usare questo termine, quindi giochi di squadra e ovviamente tanta meditazione. Usiamo proprio il territorio facendo formazione, cioè quindi usiamo il tour del territorio per aiutare. Una domanda così, te la butto lì così, diciamo così, la percentuale di, chiamiamola di successo, cioè tra le persone che tu hai seguito, quanti in percentuale, quante persone ti sono venute a dire oh Carlo, veramente, cioè se io non facevo questa cosa non realizzavo questo o quest'altro? Hai avuto dei feedback positivi, immagino, anzi un bel po' ne avrei avuti, tantissimi. Sì, la statistica è sempre più o meno un ritorno tra 10 persone, 6 persone iniziano a muovere le gambe, insomma gli altri magari prenderanno dei tempi diversi, ci mettono di più. Beh, è già una bella bellissima percentuale, quindi se volete saperne di più, io intanto do il sito che ho qui aperto davanti a me, carlolesma.info, esatto. E poi ovviamente oggi non si può fare a meno dei social. YouTube è quello YouTube, che perché sì. Ci sono dei corsi di meditazione. Meditazione gratuite e poi c'è tanta formazione gratuita, la community sta aumentando e ovviamente do molta attenzione a quel canale, sì. Quindi avete modo di contattarlo in qualsiasi modo, di vederlo, di conoscerlo e poi contattarlo. Ma secondo me se andate a vedere un suo video, una sua presentazione o fate magari provate a fare una meditazione, secondo me poi dite devo chiamarlo, devo andare oltre questa cosa, devo arrivare all'obiettivo. Quindi Carlo, è stato un piacere averti qui con noi, spero che anche in questo caso il tuo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Bellissimo. Abbiamo detto tutto o sì, manca qualcosa? Bellissima esperienza, grazie per grazie la dinamicità e grazie dell'invito. Alla prossima, ciao. Grazie, ciao. La mattina.